Intanto 350.000 famiglie che avranno un effetto diretto, io chiaramente do un numero massimo, ma che avranno di fatto andranno verso l'esenzione totale. Poi ci saranno almeno 1 milione di altri contribuenti che avranno effetti diretti sull'acquisto dei farmaci, sull'assistenza per la parte che riguarda il pronto soccorso, quindi riduzione importante o esenzione totale, riduzione del 50% del ticket, significa un beneficio soprattutto chiaramente per le fasce più deboli, chi ha un reddito più basso, quindi è una misura soprattutto per chi ha più bisogno in questo momento di crisi. È stato possibile perché abbiamo risanato i conti, abbiamo fatto una buona politica, quindi non solo mettere a posto i conti, non si capisce perché bisogna mettere a posto i conti e per chi. Invece ora vediamo che mettere i conti a posto significa dare un beneficio diretto ai cittadini e quindi su questo noi siamo determinati, decisi. Quando ci sta 1 euro che è stato risparmiato, non deve rimanere nelle casse del palazzo, ma deve essere dato immediatamente ai cittadini, a partire chiaramente dai cittadini che hanno il più basso reddito. Noi abbiamo fatto un'altra azione che tutte le regioni hanno dovuto aumentare le imposte, perché quando si è dovuto pagare i debiti, no, dei fornitori, delle imprese. È stato chiesto a tutte le regioni di prendere queste risorse, di pagare come giusto i fornitori che non erano pagati da decenni, il sistema del debito del nostro paese. E tutte le regioni hanno aumentato le imposte e noi no. Perché? Perché abbiamo i conti in ordine. E quindi quando non aumentiamo le imposte, anche in quel caso, chi è che ne gode di un beneficio diretto? Il cittadino che ha già tasse troppo alte. E quindi che facciamo? Ci mettiamo. Quindi la buona politica significa fare il possibile, noi come regioni l'abbiamo fatto, io devo ringraziare, colgo l'occasione, ringraziare chiaramente i sindacati confederali, i sindacati, le forze sociali, in questo caso i sindacati confederali hanno lavorato con noi, lunghe settimane di lavoro in tavoli tecnici per trovare questa intesa sui ticket. Quindi è un lavoro duro, difficile, è un lavoro che è stato studiato, meditato, però insomma ci siamo voluti arrivare. Forse unici in Italia per dare un segnale forte alle fasce di reddito più basse, quindi continuo a dire ogni euro in più che si libera dal risparmio non si conserva nelle casse del palazzo, ma va direttamente ai cittadini. Poi l'esenzione è sulle ricette, non sulle persone, quindi noi abbiamo purtroppo invece tante fasce di povertà, dai 13-15 mila euro, che non erano esenti, quindi noi abbiamo messo in esenzione totale circa 300, probabilmente 300 mila contribuenti diretti o famiglie, quindi è una misura molto estesa e coinvolgerà almeno un altro milione di contribuenti campani per quanto riguarda alcune rimodulazioni, quindi come vedete è molto consistente. No, il ministro dice giustamente, ma io condivido, che oltre al ticket bisogna fare investimenti e migliorare la qualità della sanità e noi tutte le risorse che avremo in più saranno prima verso i cittadini, perché credo che è una misura più urgente, e poi certo anche per gli investimenti significa nuove attrezzature, nuove strutture ospedaliere, una migliore organizzazione della struttura ospedaliera e degli investimenti per la prevenzione, gli screening, tutte le grandi questioni nazionali che dovremo chiaramente affrontare, avendo messo i conti in ordine e avere un po' di risorse per investimenti.